qui che partite? State qua. Siamo andati via. Bene, allora siamo partiti. Bene. Allora, Giorgio, eccoci qui. Giorgio Gregorini ha preso un Oscar l'anno scorso, nel 2017, per il film. Suicide Squad, un Allora, film sui supereroi. supereroi. Allora, io conosco Giorgio da svariati anni perché ci siamo incontrati su vari set cinematografici e non solo, anche, mi sembra anche pubblicitari, Sì, mi sembra su qualche pubblicità pubblicità, sì. pure mi sembra che ci siamo conosciuti, cioè ci siamo incontrati perché ci conosciamo da anni. Lo aspettavi questo Oscar oppure è stato... Allora, è stata una cosa che non aspettavo, ma diciamo che è il sogno di tutti noi che facciamo Appunto. cinema, arrivare là e prendere, però è stata una grande sorpresa quando sono stato nominato e tutto il resto, fare la notte là, è una grande emozione, Appunto sì. quello. Cioè, E poi non lo com'è sai, andata la serata, diciamo, come è andata la serata? la serata è Penso uno che è stata una cosa spettacolo, memorabile, sì, la serata è uno spettacolo, una cosa indimenticabile. E poi tu arrivi là e aspetti, tu sai se vinci solo quando apri la busta, Sì. perché nessuno sa niente. E di Quindi, che ti conseguenza è sei stata sentito una dentro? grande Che sorpresa. soddisfazione, diciamo, una cosa Eh immensa, sì, penso. sai, è un'emozione che non puoi descrivere, Scrivere. perché è talmente È il grande, massimo e poi quello è il massimo riconoscimento a per noi. livello mondiale, Sì, quindi. non c'è, sopra quello non c'è più niente, Ah, perciò. non abbiamo detto Giorgio che cosa fa, perché abbiamo detto che hai preso l'Oscar, Sì. ma non abbiamo E detto in che cosa l'hai preso l'Oscar. per i capelli io faccio il parrucchiere, perciò Parrucchiere. sono anche il primo parrucchiere italiano a aver vinto l'Oscar, nessuno l'ha Oh, mai anche mia preso. moglie faceva il Sì. lavoro tuo, sì, ha lavorato anni a Roma da piccola, proprio da 14 anni. Ecco, Eh sì, poi comunque è un lavoro un po' diverso tra il questo negozio e ti il volevo chiedere. nostro, Bravo, sono due bravo. lavori totalmente Era una diversi. domanda che ti volevo fare. Allora, il parrucchiere, diciamo, quello classico, quello Da da negozio, che da noi negozio, si dice da cabina, da cabina, però è c'ha un tipo di negozio. lavoro, diciamo, diverso da quello Dal cinematografico. nostro, sì. E Cioè. sono tutte tecniche diverse, nel senso che nel cinema hai bisogno di sapere anche le tecniche del negozio, nel senso Sì, è fare. come la musica, cioè come il ballo classico e poi Certo, devi ti avere delle basi, cioè specializzi, diciamo. perché quando poi tu entri nel cinema devi invece imparare tutte tecniche nuove, che sono tutte le acconciature d'epoca che al negozio non fai. I Credo ferri anche Marselle che al velocizzate, negozio, credo anche ci sia un problema di sì, velocità, diciamo, velocizzazione, perché... però poi lì ci sono parrucche che al negozio non usi, ci sono tante cose che nel cinema, non, cioè al negozio non fai quello che fai al cinema, però devi avere le basi di tutte e due, perché se tu sai fare il negozio cioè il parrucchiere di negozio, sai anche, magari ti arriva un attore e devo fare colore, se tu sai quello che fai. Sì. C'è parecchia gente magari che inizia solo col cinema, però magari sono dei grandissimi esperti di parrucche, però poi si fermano là perché poi tagli, colori, mesh, tutte queste cose qua magari non hanno le basi, e al cinema non lo impari questo, lo impari al negozio. Diciamo, io credo di aver lavorato con te l'ultima volta in Gang Gang of of New New York, York sì, a tantissimi Cinecittà, anni fa, ero tantissimi un anni fa. ragazzino, Sì, ero. mi ricordo bene che ho avuto il piacere di essere pettinato Toccato. e mi sembra anche la barba mi hai Sì. ritoccato in Gang of New La barba York. forse io no, perché io No? non faccio il trucco. Il trucco io Ah, non mi allora non. forse mi confondo, però Sì, però lì sui eravamo capelli mi talmente ricordo tanti. che mi hai messo mano parecchie volte, Sì. quindi per me è anche una soddisfazione personale Certo. aver avuto, diciamo, la tua professionalità Professionalità. sui miei capelli. Sì. Di recente mi sembra che sei stato fuori per lavoro Sì, guarda, in sono tornato. Marocco? Sono stato Marocco, mi adesso sembra. in Marocco, sì, che ho fatto Louisiana, Messico, Calabria, Marocco, dobbiamo andare in Senegal. Che film La è? serie è si intitola 000, è una serie TV tratta dal libro di Saviano, che si intitola 000. Vabbè, questo poi non ti posso dire, il film è Eh no, finito, poi, ti e posso poi dire, dopo te cacciano via. ripeti un po' troppo, te cacciano via, sì. Però non è finito, insomma, riprendiamo a gennaio adesso. Ho capito. Facciamo un po' di nomi di film importanti nei quali hai lavorato a livello mondiale, diciamo, importanza a livello E mondiale.
oltre ai Gang of New York, diciamo. Beh, io ho iniziato da Moulin Rouge, no? Rouge, no. Ho fatto Moulin Rouge, Aldo Signoretti, abbiamo fatto Gang of New York, abbiamo fatto Troy, e abbiamo fatto Apocalipto, un altro grandissimo film. E poi ho fatto, vabbè, Suicide Squad, questi grandi Suicide Squad, e poi ho fatto Bright, che è un altro lavoro con Will Smith, e adesso questa serie qua. Però di film ne ho fatti tantissimi, questi sono i più importanti. Io Texas parlavo di... Rising ho fatto, sì, dove ho preso un altro Emmy Award. Emmy Award. E niente, insomma, parecchi. E mi sembra pure qualche cosa su Davide Di Donatello. È stato il Davide Di Donatello, sono stato nominato, ma non ho mai nominato. Non ho mai non sono mai riuscito ad andare. Prima o poi arriverà pure quello. E penso che arriverà pure qualche altro, anzi spero che arriva anche qualche altro Oscar. Ah, quello speriamo. Ma per quello, sai, devi uscire dal circuito italiano. Perché però tu lavori spesso con produzioni americane, sì. Cose, quindi è molto... Adesso abbiamo finito l'altro anno Winnie the Pooh, adesso vediamo, c'è una candidatura al Guild Award, che è un premio riservato solo ai parrucchieri e ai truccatori, fatto dalle union americane. Speriamo, vediamo che succede. Prossimo lavoro importante, diciamo... Guarda, adesso già, teoricamente, già stabilito, cioè, no, teoricamente adesso finiamo questo, che finirà a marzo, perciò, e poi lì vediamo che succede, perché proposte ce ne sono, ma il problema è che sono legato con loro fino a marzo, e di conseguenza impegni, non so, di, sì, contratti, non so, diciamo. Non so che uscirà fuori, questo è Davide, vediamo. Allora, piano piano. Chiudiamo questa intervista nuovamente augurandoti, diciamo, una grossa carriera, ma ormai non è che c'è bisogno di, perché poi quando uno arriva a prendere l'Oscar penso che ci abbia molte richieste più facilmente, no? Perché quando uno arriva all'Oscar vuol dire che è arrivato al massimo. Diciamo sì e no. Non è proprio così. Però vabbè. È per me un grande riconoscimento personale. Dopodiché a livello lavorativo è... Sì, la gente lo riconosce, però ti penalizza anche un po', non è così, quindi così semplice. È diverso da quello che pensavo io. Sì, da quello che pensano tutti, perché tutti pensano hai preso l'Oscar, sei diventato, la gente, sì, sì. E invece un po' ti penalizza, perché invece la gente pensa il contrario, di conseguenza. Ho capito. Però per me personalmente va bene così. Ok, grazie all'intervista. Grazie all'intervista. Speriamo di rivederci presto. E tanti auguri. E speriamo di rivederci sul set, perché io ho un periodo che non lavoro più da alcuni anni. Ma io però che non sto più in Italia, nel senso che sto in Italia, però i lavori li fai, sono tutti all'estero, perciò pure per questo non ci siamo più incontrati. Appunto. Allora, grazie di tutto, grazie, e ancora auguri. Ciao. Ciao a tutti da Giorgio Gregorini e dal prode Fernando. Ciao, grazie.